È un po' di tempo che a quanti amici mi dicono: ma perché non ti tagli la barba, non ti tagli i capelli? Senza, sembreresti più giovane. Così ero appena 2 anni fa. E così, decisamente, sembro molto più giovane. O alquanto più invecchiato in appena 2 anni di vita. Ma lo chiedo anche io a me stesso, perché lo faccio, e vi risponderò in perfetta buona fede: non credo proprio che dipenda da me. Come io sostengo, i nostri gesti appartengono già a un tutto già deciso. Noi semplicemente siamo osservatori di quanto è stato assegnato a noi come un personaggio già tutto descritto dal suo autore, e che noi dobbiamo semplicemente fare nostro, cercando di aderirvi più o meno. Tutti i nostri tentativi di giudicare sugli altri, anche su noi stessi, sono veramente un arbitrio se si pensa che tutto appartiene a una scelta fatta da Dio, che la divina provvidenza non è una chiacchiera, non è una espressione vuota di significato, ma è proprio l'equivalente di un sistema integrale di tutte le possibilità, espresse tutte attraverso storie di singoli personaggi, e che a me sia stato segnato solo questo, che giunto a 72 anni ritiene debba compiere tutto il percorso che manchi a una possibile apparenza anche somatica di me, del mio personaggio, a quello che in un certo senso appartiene all'ideale collettivo di un Padre Nostro. Mi viene da ridere, e certamente viene da ridere anche a voi. Ma se pensate bene che ciascuno di noi è veramente Dio Padre, che ha assunto la croce personale di ogni Dio singolo e figlio, ciascuno di noi è Dio, figlio. Ma tra i tanti personaggi di tutta la storia del possibile, ci doveva essere anche uno identico a tutti gli altri, perché sempre personaggio come gli altri, però incaricato di essere il portavoce della verità assoluta. Poiché io mi sento portavoce della verità assoluta, perché dico che tutti hanno ragione, tutti esprimono una parte della verità, certo solo la loro, quella che sulla base dei loro presupposti portano quasi come un risultato matematico all'unica cosa creduta vera da ciascuno di noi. Per cui, se ciascuno di noi crede vera una cosa o l'altra, tutto sommato non esiste la libertà di organizzare quali sono i presupposti in base ai quali puoi esprimere questa verità. Il risultato deriva proprio dalle cose, dai numeri che sono stati messi in me e sui quali io mi posso basare anche spiritualmente per riconoscerli. Ecco, da qui poi deriva il mio peccato. Il mio peccato non sta nel compiere il mio peccato, perché se il mio personaggio è deciso da Dio, in un certo senso Dio ha deciso i peccati del mio personaggio, ma li compio anche io quando, nel libero arbitrio del mio giudizio, io giudico giusto compiere quello che vedo compiere al mio personaggio. Per cui io, pur con le mie idee, quando vado a confessarmi dal confessore, io gli confesso i peccati del personaggio, ma anche l'adesione che io mi accorgo spesso do a questo personaggio che compie il male, anziché esserne inorridito. Per cui non arrivo nemmeno a chiedermi: ma perché io
so qual è il bene che io capisco come bene e poi compio il peccato. Io sono chiamato a compierlo da Dio proprio per mortificare la potenza del mio io che, pur sapendo qual è il bene, deve fare atto di umiltà, abbassare la sua testa e compiere quel male di cui poi dovere chiedere aiuto al nostro padre, a Dio, perché ci conduca per mano e ci porti a distinguere in modo fondamentale quello che è il mio volere da quello che è il peccato del mio personaggio, che il mio io non deve arrivare a volere. Bisogna prendere le distanze da tutto il male compiuto dal nostro personaggio. Ecco, questa è stata l'occasione un po' per questa chiacchierata partita questa volta da una cosa un po' strana come la mia barba e i miei capelli.